Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti e bentornati nella casa del diavolo. Il Tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice su per il Tring, doppio pollice per il diavolo, team maglie calcio, primo commento, codice sconto Tring per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna. Descrizione video, Matteo Chiamenti, milanista qualunque, iscrivetevi da Matteo, tutti i miei social e il gruppo Telegram. Allora, quando si parla di Maldini viene fuori tutto il vostro falso milanismo, tutto il vostro falso milanismo, perché guai a toccare quel personaggio che per tutti voi sarebbe il salvatore della patria. Però qualcuno si dimentica che gli stessi che oggi parlano di milanismo in Paolo Maldini si dimenticano tutti i guai fatti da Maldini, guai che paghiamo ancora adesso, visto che siete tutti grandi imprenditori e grandi commercialisti. Ve lo ricordate che stiamo pagando un giocatore preso da Maldini, voluto fortemente da Maldini, che oggi costa 4 milioni a stagione senza mettere piede in campo, nemmeno nei campi di Serie C, ovvero Divock Origi? Ve lo ricordate? Quello non l'ho portato io, quello l'ha portato Paolo Maldini. Ve lo ricordate il Charles de Ketelaere preso da Paolo Maldini, che al Milan ha fatto ridere e che oggi l'Atalanta ha riscattato non si sa per quale grazia divina? Quello è un regalino del vostro Paolo Maldini. Ma tutti si dimenticano che nelle dichiarazioni di Paolo Maldini c'è sempre stato una cosa, ha sempre detto una cosa che a me sinceramente non è mai piaciuta, nel senso, Paolo Maldini quando era ragazzino tifava Juventus e papà Cesare, vero milanista in casa Maldini, già giocava nel Milan, quindi quando parliamo di Paolo Maldini, e ripeto, il Paolo Maldini giocatore, nessuno lo mette in dubbio. Paolo Maldini per il Tringa, e lo ripeto, per il Tringa, è il più grande difensore della storia del calcio. Il più grande difensore della storia del calcio. Ma Paolo Maldini, a livello umano, al Tringa, personalmente, non piace. Sapete chi era il vero regista dietro tutto l'ultimo Milan che ha vinto? Ivan Gazidis, perché se non ci fosse stato Ivan Gazidis, lo stesso Paolo Maldini non sarebbe riuscito a combinare niente. Sapete chi c'era dietro Paolo Maldini quando arrivarono tutti i giocatori che oggi diamo a Paolo Maldini? Zorro Boban, il vero dirigente, l'ultimo vero dirigente capace del Milan è stato Zorro Boban, non Paolo Maldini, che si è preso i meriti, semplicemente si è preso i meriti di altri. Quando parliamo di grandi dirigenti, sicuramente non mettiamo dentro Paolo Maldini. Quando parliamo di grandi calciatori, Paolo Maldini sta all'apice della classifica. Quando parliamo di grandi dirigenti, Paolo Maldini non è praticamente nessuno. Nessuno. E se a voi ogni volta che vi si tocca Paolo Maldini il peperone vi va in culo, sono solo problemi vostri. Perché, ripeto, su questo canale, siccome è il mio canale, il Tringa dà le opinioni, dice quello che pensa lui, e non è che per fare un like in più il Tringa si rimangia tutto quello che pensa. Avete capito malissimo, se pensate che per fare una visualizzazione in più io dica cose che non penso, vi state sbagliando di grosso. Andiamo avanti col discorso. Teo e Leao, leggo ancora articoli riguardanti Teo e Leao. Come sempre i giocatori del Milan vengono presi di mira.
L'Italia vince 3-1 con la Francia. Di Lorenzo fa un errore madornale, praticamente non se ne parla. Rafa Leão gioca con la Lazio, entra e segna. Col Torino gioca e fa probabilmente l'unico che crea situazioni pericolose. Ragazzi, quando si parla di Leão, si parla del giocatore più importante della rosa, si parla del giocatore che più di tutti mette i piedi nelle azioni importanti del Milan, si parla del giocatore che quando il Milan si illumina, lui è la parte fondamentale. E stessa cosa vale per Theo Hernandez, che per carità in questo momento non sarà in un momento di forma eccezionale. Ma io penso che a Theo Hernandez il Milan non possa rinunciare. Così come se altre squadre importanti in giro per l'Europa avessero Theo Hernandez, a Theo Hernandez nessuno rinuncerebbe. Io sento solo i tifosi del Milan lamentarsi di Theo Hernandez e Rafa Leão. Perché Rafa Leão e Theo Hernandez in qualsiasi altra squadra giocherebbero. Sarebbero osannati da tutti. E non è una falsa partenza che può cambiare l'opinione sui giocatori, su questo o su quello. Ripeto, su questo canale io personalmente sono molto fiducioso per questa stagione e ripeto, a me se il Milan vince con Cardinale, voi dite che non vincerà mai, io sono convinto che in questa stagione ci toglieremo delle soddisfazioni e porteremo a casa anche qualche trofeo, magari non il campionato, ma si comincia scalino dopo scalino. Però voi una cosa che non capite, che oppure che non che volete recriminare, che volete per forza imputare a tutti, alla società e a tutto, che quando si cambia l'allenatore, io poche squadre ho visto incominciare subito bene. E io ricordo a tutti che la Juventus di Thiago Motta è la Juventus di Thiago Motta. Il Milan di Paolo Fonseca non è al 100% il Milan di Paolo Fonseca. Io vi ricordo che la maggior parte dei giocatori che ci sono in rosa oggi sono giocatori che erano stati presi per Stefano Pioli. Erano stati comprati per il modo di giocare di Stefano Pioli, che Paolo Fonseca deve assolutamente provare ad adattare al suo modo di giocare. Poi chiaramente Paolo Fonseca non è il miglior allenatore del mondo, non è il miglior allenatore del mondo, questo lo sappiamo. Sappiamo benissimo che non è il miglior allenatore del mondo, però sono convinto che Paolo Fonseca troverà delle soluzioni, troverà delle soluzioni. Anche questo discorso di Zlatan Ibrahimovic, io penso che abbiate anche un po' rotto le palle con sto Zlatan Ibrahimovic. Primo, Zlatan Ibrahimovic non scende in campo. Secondo, Zlatan Ibrahimovic a livello mentale può fare tanto, ma a livello fisico non tantissimo. E io oggi penso che il più grosso problema del Milan siano tanti carichi di lavoro e sia la pesantezza che hanno sulle gambe tanti giocatori. E abbiamo visto tanti giocatori non correre fluidamente come fanno di solito. Io penso invece un'altra cosa, e l'ho già detto più di una volta, che il vero problema del Milan sia stata l'assenza di un motivatore come Alvaro Morata. E sono convinto che il rientro di Alvaro Morata sia molto molto importante per la testa di tutti. Io non so voi, però io personalmente non vedo l'ora di rivedere il Milan in campo. Questi giorni senza Milan mi sono mancati, questi giorni senza la Serie A mi sono mancati e non vedo l'ora che la Serie A riprenda, a prescindere da cosa farà il Milan o cosa non farà il Milan. Voglio vedere il mio Milan. Perché a casa del Tringa, quando gioca il Milan, è sempre festa. Noi qui ci crediamo, io ci credo, io sono convinto che questa squadra farà bene.
E ve lo ripeto, se questa squadra farà bene, non saranno le vostre vittorie, come sempre non saranno le vostre vittorie, perché poi festeggerete per le vittorie, ma non saranno le vostre, saranno le vittorie solo di chi ci crede. E questa stagione, più che mai, perché di merda ne state sputando e sparando in abbondanza. È cardinale, è questo, è quell'altro. Pensate a fare i tifosi e non parlate di Curva Sud, che non siete degni di parlare di Curva Sud. Voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rosso nero, ricordatevi, su questo canale si fa la vecchia maniera, noi siamo vecchio stampo, c'è solo un capitano, c'è solo un capitano. Ciao a tutti, ci vediamo stasera in live, ore 21:30.